Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Golden Sun. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo affrontato la sfida dei monaci e abbiamo ottenuto una nuova psicoenergia. Eccola qua, la sfera della forza. Migliora forza se attivo, semmai apprende forza. Come questa, migliora presa, apprendi presa. Comunque dobbiamo entrare qui nella foresta. Ma guarda, c'è una scimmietta. Me ne scappo. La foresta di Mogal. Allora, questo è uno di quei soliti labirinti che devi continuare ad andare in una direzione, poi girare, 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 girare. È un casino. Cosa succede se io utilizzo la nostra nuova psicoenergia? Aia, mi hai fatto male! Ci fa vedere dove dobbiamo andare. Io ovviamente giro anche le altre vie, giusto per vedere se ci sono degli oggetti. E infatti siamo ritornati all'inizio. Scendiamo. Non sia mai che all'interno di qualche buco si nasconda un oggetto, vero? Tornado, vediamo com'è. Vediamo quanto è forte. 100, 124 e 87. Non male. Diciamo che abbiamo aumentato mica poco le nostre statistiche. Dunque, proviamo a colpire tutti quanti i tronchi. Aia! Hai fatto male, stronzo! È apparso un gorilla. Quelle casualità che molto spesso accadono, no? Io continuo ad aumentare i danni che fanno Garrett e Geko, così ci semplifichiamo gli scontri. E quando mai? Tanto se a prescindere devo usare comunque la psicoenergia di Ivan, tanto meglio che la usiamo in questo modo, no? Per aumentare le statistiche. Lì c'è una noce. C'è una noce. Allora, aspetta questo. Poi vediamo se ci arrivo già così. No, devo probabilmente farlo dall'alto. Che colpo! Bella la tormenta. Sai che mi sa che devo arrivarci per forza da questo lato. Non è che ci serve, però che cacchio. Mi irrita lasciarla lì. Ecco, dovevo mettermi solo nella posizione giusta. Ora, colpiamo anche questo. Kaboom! No, dovevo mettermi più vicino. Così, bruf, dentro il tronco proprio. A testate proprio qua. Proseguiamo dove è andata la scimmia. Ovviamente, come ho detto, controlliamo sempre. Anche se penso che nelle zone, diciamo, così, che non c'è da fare nessun puzzle, non troviamo nulla di eccezionale. Però sempre meglio controllare. La scimmietta verde, che è quella che scappa. Quindi qua c'è solo quella gialla, vero? Kaboom. No, è un'altra verde, strano. Che ci ha portato... Ah, vuoi vedere che tutte le scimmie verdi ci dicono che in quella strada c'è qualcosa? Mentre le scimmie gialle ovviamente le combattiamo. Più attacco, perfetto, non male. Tutti questi strumenti che stiamo mettendo da parte, le noci, il pane, la foglia, la mela, ci serviranno più avanti nel gioco, meglio, non in game, passatemi il termine, ma in una zona ben precisa, in cui ci ritroveremo in svantaggio numerico, diciamo. Perfetto, Mia è salita di livello, ottimo. Proseguiamo la nostra avanzata qui nella foresta. Allora, qua, me lo ricordo, c'è... Eccolo lì, un Digin. Kaboom. No? Di qua, forse? Proviamo a spostare il masso. Ecco qua. Perfetto, così possiamo passare. Ora, questo lo spingiamo giù. Poi dobbiamo spostare questo più qui. Ed ecco di nuovo il Digin. Però aspetta, prima questo qua. A posto. E questo qui, qua in fondo. Così, guarda caso, possiamo andare a picchiare di nuovo il tronco da uno all'altro. Però ora questo qui è probabile che dobbiamo combatterlo. Quindi 3, 2, 1, vai.
Lo sapevo. C'è sempre qualcuno che deve combattere, eh? Allora, ovviamente la cosa migliore è non attaccarlo con lo stesso elemento, diciamo. Quindi attacchiamolo con elementi diversi, che magari lo uccidiamo per primo. Ecco qua, 115, 110. Aia, che male. Ma in realtà neanche troppo, l'abbiamo tankato per bene. 110. A chi si unisce? Quarzo. A noi si unisce, perfetto. Quarzo ci farebbe aumentare un po' di statistiche e non ci farebbe perdere nulla. Che cos'è che fai? Rianima un alleato KO, perfetto, non male. E se lo diamo a Garrett? Meno attacco, però non perderebbe nulla. Per il momento direi che stiamo bene così, dai. Anche se in realtà, dando questo a Ivan, ci guadagnerebbe qualcosina di più, però per il momento stiamo bene così. Torniamo di qua, anche se penso sia palese dove dovremmo andare. E basta picchiarmi, per favore. Esatto, dovevamo andare di là. Proseguiamo. Ovviamente qui... stavo per dire, non c'è nulla. Neanche la frase posso finire. Ecco, altri tronchi. Kaboom. Ovviamente è quella gialla. Che tanto, finché è solo una, sinceramente non me ne preoccupo neanche. Ne abbiamo affrontate talmente tanto mentre livellavamo. Questa, quella verde, che va verso il basso. Qui ancora un'altra gialla. No, è ancora una verde che va a sinistra, perfetto. Cosa succede se però andiamo di sopra? Ah, c'è un cristallo psicoenergetico. Questo ce lo teniamo per dopo. Mentre qui c'è un forziere. Buono, questo è facile come enigma. Dobbiamo solo spostare continuamente la roccia fino al buco. Ecco qua. A posto. E qua dentro troviamo una camicia elfica. Darebbe un sacco di agilità. Bene, bene, bene. A noi ci dà solo un punto di difesa, quindi non è granché. A Garrett sarebbe molto meglio, visto gli stivali che gli abbiamo dato. Ma se gli tolgo gli stivali, quanto arrivi tu di velocità a Garrett? Giusto curiosità mia. 132, e la madonna. Noi siamo a 100 solo così. Va bene, li attiviamo comunque. Allora, scendiamo di sotto. Vediamo altri mini puzzle. Che tanto mi sa che siamo alla penultima zona. Vediamo, Garrett ha aumentato un sacco la sua velocità. Vediamo se attacca prima di qualcun altro. Sì, attacca prima di mia al momento, quindi diciamo che è tutto di guadagnato. Dunque, facile facile. Questo lo spostiamo di nuovo come prima. Ecco qua. Eccoci qui. Tiriamogli un pugno. Tu scappi nell'altro buco. Ottimo. Poi questo. Oh, Dio mio. Non c'è una singola volta in cui non stia per dire una frase che loro partono. Ecco qua. Un altro che è salito di livello. Siamo diventati dei furfanti. Fantastico. Peccato che non abbiamo preso nulla di nuovo. Ecco qua. A posto. Ora. Questo lo spostiamo di nuovo in acqua. E non credo ci sia nulla qui. Esatto. Quindi, tiriamo un cazzotto di nuovo al tronco. E basta, per favore! Che poi, tutto questo ce l'ha spiegato il monaco. In pratica ci ha detto, le creature vivono nella foresta, quindi sanno come passare. Insomma, tu ottieni un oggetto, uno ti dice questa informazione, 2 più 2, fai così. Ah, se colpisco il tronco, allora qualcuno mi dice dove andare. Però, noi siamo arrivati a quest'ultimo tronco. Torniamo un attimo indietro. Cura tutti. Pietra. Ecco fatto. Cerchiamo di evitare gli incontri. Ed eccoci di nuovo al cospetto dell'amicone. Vediamo. Oh, ma guarda, sta fuggendo. Dovrei inseguirla? E cosa succede se tiro un ultimo pugno qua dentro? Nulla. Che strano, eh? Non succede nulla. Perché esce da solo?
Sono azzurra. Gorilla folle. Detto questo, io proverei ad attaccare nuovamente a furia di meteorate addosso al nostro amico. Vorrei però costringerlo, costrizionarlo, non lo so, per evitare che faccia più colpi magici. Anche se non credo che ne abbia, penso siano tutti fisici quelli che ha, però se in teoria vengono contati come abilità, lui non può farli. 146. Vediamo Garrett. 115, perfetto. 84 per Mia. Io continuo per questa strada. Vai Ivan, potenzialo. E tu, ovviamente, attacchi di ghiaccio. Non vedo l'ora che Ivan apprenda, ecco appunto, l'abilità di dare attacco maggiore a tutta quanta la squadra. Perché sì, vabbè, non è che ci cambia molto fare così, però vediamo, vediamo se funziona. E sì, curiamoci noi, non che ci serva, però bloccata la psicoenergia, quindi in teoria ora dovrebbe colpire normalmente, giusto? Esatto, sono solo attacchi fisici, almeno. È andata bene, no? Abbiamo ottenuto una goccia vitale, migliora pioggia. E questa noi la diamo a lei. Non è fondamentale che lei ce l'abbia, perché lei basta veramente fare una cosa stupidissima. Basta passarle un digin di fuoco e tu pioggia, ce l'hai già di default. E finalmente siamo fuori da qui. Ora, è vero, io potrei chiudere l'episodio, ma prima di farlo vorrei salire in cima, come vi dicevo l'altra volta, a questa zona. Se il gioco me lo facesse fare. Vabbè, chi se ne frega, nel senso, abbiamo appena affrontato un gorillone gigante, posso sprecarmi ad uccidere sti mostricelli schifosi. Che poi, se ci fate caso, questi sono gli stessi mostri che vi ho fatto vedere già l'altra volta, quando stavamo livellando più del dovuto. Quindi, passiamo oltre questo ponte, facciamo un salvataggio. Purtroppo qua non vi posso garantire quanto ci vorrà, ma è tutta RNG. Se noi cerchiamo qui, ci è andata bene, abbiamo trovato già il Digin di Marte. A posto. E credo di doverlo attaccare con questi, vediamo. Anche perché con Meteor Colp non credo di fargli abbastanza danno, quindi, anzi, si sa mai. Niente psicoenergia per te. 63. Tu Garrett, quanto gli fai? 81. Tu 102, giustamente. Allora, questo vuol dire che un paio di Meteor Colpi dovremmo già essere a posto. Tu continua pure a gelarlo, che sei giustamente quella che gli fa più danno. 98. Mettegli il blocco alla psicoenergia è stata un'ottima idea. Tra l'altro, gli stronzetti qua, quelli che troviamo nell'overworld, possono fuggire. Ed è una rottura di palle, perché poi rincontrarli è difficilissimo. Aura su Ivan. Aura, se io ti piazzo, ottieni squarcio e perdi tutte le abilità utili, quindi direi di no. Se io faccio così, però, Ivan ottiene più potere, noi, o meglio Garrett, ne perde pochino pochino. Vabbè, certo, non è attivo. A parte l'attacco, sì, guadagnerebbe un po' di statistiche. Vai. Se facciamo il cambio totale, invece, otteniamo noi delle statistiche, Garrett ottiene solo l'agilità. Beh, oddio, non sarebbe male. Tanto Garrett è già abbastanza forte, e l'agilità, vabbè, la... Noi perdiamo due punti. Vai. Ci manca solo un altro digin d'acqua e siamo a tre per tutti. Però noi ci salutiamo qui. Siamo arrivati dove dovevamo. Ecco fatto. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.